Chi dice che sia il figlio dell'uomo? La domanda mi sembra molto moderna. Gesù vuole sapere cosa dice di lui l'opinione pubblica, la gente che sta attorno a lui. Mi piacerebbe fare un sondaggio oggi e vedere la gente a questa domanda cosa risponderebbe oggi. E penso che questa domanda Gesù oggi la voglia rivolgere anche a ciascuno di noi. A ciascuno di noi sta dicendo: ma per te chi sono io? E proprio come accade oggi, allora fa questo sondaggio. Però a differenza della cultura mediatica moderna, Gesù è diffidente davanti a questa opinione pubblica, cosa che invece oggi diremmo che, in base a quello che pensa l'opinione pubblica, noi agiamo. Gesù non fa così. Sappiamo che lui va al di fuori degli schemi che sono semplicemente umani. Ha paura delle parole inutili, ha paura degli entusiasmi che a volte sono fuori luogo e soprattutto non vuole che il Vangelo sia in qualche modo frainteso. E questo è un rischio. È un rischio che c'era allora, è un rischio che c'è oggi. Che il Vangelo, che la parola di Dio venga fraintesa, venga semplicemente letta attraverso i nostri criteri, che sappiamo selezionano quello che ci fa più comodo, selezionano quello che ci è più semplice da capire, o selezionano secondo alcuni luoghi comuni. Allora penso che un primo passo che ci invita a fare il Vangelo sia questo, di accogliere la parola che ci viene donata. Proviamo a pensare anche nella nostra fede quante volte e quante parole noi usiamo, semplicemente pregando. Ogni domenica alla messa c'è un certo momento in cui facciamo quella che è la professione di fede. E diciamo sempre: credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, e così via. Ma io mi chiedo, ma quanto pesano queste parole nella nostra vita? Quanto incidono? O sono sommate semplicemente alle tante altre parole, alle altre parole che magari abbiamo ascoltato prima, quelle che aggiungiamo dopo, o si sommano a quelle della giornata? Penso che oggi la professione che Pietro fa sia ben diversa. Quando dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro non ripete quello che dice la gente, ma si fa illuminare dalla voce del Padre. E questa è la novità. Non arriva semplicemente da quello che potrebbe essere un suo sforzo umano, ma è Dio che gli dona la capacità di dire: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Molte volte Gesù ha cercato di insegnargli questo, di fargli capire, e forse a volte lo ha anche invitato a stare nel silenzio per saper ascoltare. Questo racconto lo troviamo anche negli altri evangelisti, perché anche Marco e Luca raccontano lo stesso episodio, ma in Matteo c'è qualcosa di più. C'è qualcosa che lo rende ancora più solenne, che ci consegna una promessa ma anche un'investitura verso Pietro. E lo fa utilizzando diversi linguaggi simbolici che, se al tempo di Gesù erano subito compresi, oggi forse hanno bisogno anche di essere riletti, di essere interpretati. Innanzitutto c'è una beatitudine, perché Gesù dice: beato sei tu, all'affermazione di Pietro. Si complimenta in qualche modo con Simone, chiamato anche addirittura con enfasi con il riferimento al padre, figlio di Giona, ma proprio perché lui ha appena ricevuto un dono, non la capacità umana, ma la generosità del padre. Gli dà un nuovo nome, un altro elemento importante, perché dice qualcosa di nuovo, dice qualcosa della sua funzione, della sua vocazione. Ecco che diventa la roccia. Era Kefas in aramaico, diventa Petros quando cominciano a utilizzare il greco, e per noi diventa Pietro. E proprio su questa roccia Gesù vuole edificare la sua chiesa. E poi c'è la consegna delle chiavi. Era un rito tradizionale questo, nel momento in cui una
una persona prendeva possesso di una città, di un regno, veniva consegnata simbolicamente la chiave che voleva indicare che su quel regno, su quel territorio, questa persona aveva il potere. Però riflettevo e mi dicevo, ma una chiave in genere serve per aprire o chiudere una porta. Gesù non usa termini come aprire e chiudere, ma quando si parla della consegna delle chiavi, viene detto di il potere di legare o sciogliere. E questo allora ci rimanda ancora al linguaggio che utilizzavano i rabbini, che avevano sul popolo il compito e il potere di imporre un obbligo da una parte, ma anche di poter liberare da un obbligo, perché noi ci ricordiamo che i rabbini insegnavano anche i vari precetti che dovevano essere seguiti, ma dall'altra parte c'è anche l'incarico di interpretare quello che Dio vuole dal suo popolo, quindi la volontà di Dio. E poi questo bellissimo rapporto fra cielo e terra, proprio perché l'opera di Dio, che è una continuazione nella rivelazione di Cristo, continua nell'opera degli apostoli e quindi continua fino a noi. Oggi però c'è anche Paolo, non ci dimentichiamo di lui. Sono stati messi assieme in una festa dei santi apostoli, Pietro e Paolo. Non abbiamo voluto fare economia su una festa, ma sono stati messi insieme addirittura per un motivo, perché sono il pilastro, sono il fondamento. Abbiamo sentito in particolare nella seconda lettura di Paolo, che si mostra consapevole di essere arrivato alla fine, quindi rinnova la speranza nel Signore e, riguardando e rileggendo la sua vita, si accorge di come è stato un combattimento, di come è stata una corsa allo stadio, ma dice può essere felice di aver custodito con fedeltà il buon deposito che gli era affidato. Se a volte allora sembra che magari Pietro, anche nella liturgia di oggi, possa prendere il sopravvento, possa prendere il posto facendo un po' di ombra a Paolo, penso che dobbiamo invece tenere sempre presenti queste due figure insieme, perché sono proprio i pilastri, sono quelli che, se da una parte ci ricordano l'ardore della fede, l'ansia dell'annuncio, Paolo, ma dall'altra parte ci ricordano anche la garanzia della fede, il testimoniare, il tenere come qualcosa di prezioso ciò che ci è stato consegnato. E del resto tutto, anche quello che noi celebriamo oggi, è una tradizione apostolica, è qualcosa che ci viene donato e che noi restituiamo. Allora ecco anche il compito delle nostre comunità cristiane, di accogliere la parola di Dio, ma di saperla anche trasmettere come un deposito, qualcosa che lasciamo anche ai nostri figli, che lasciamo ai più piccoli, che lasciamo alle nuove generazioni. Allora penso che si possano cogliere anche due cose, forse anche riassuntive, di questo Vangelo e da queste due figure. Da una parte, se penso a Pietro, mi viene in mente la misericordia infinita di Dio. Pietro, che ha rinnegato 3 volte il Signore, non è stato capace di seguirlo come aveva detto. Avrebbe detto che sarebbe sempre stato con lui fino alla fine, e invece sul più bello, sul momento dove le persone vicine dovevano farsi ancora più vicine, Pietro lo rinnega. Ma Gesù sceglie proprio lui perché Pietro si accorge dell'errore e vuole ricominciare. È da questo momento che inizia veramente ad amare, perché si rende conto che è arrivato il momento di donare la propria vita per il Signore. E dall'altra parte però la vocazione, che è quella di Paolo. Paolo, che era un persecutore dei cristiani e che diventa invece un evangelizzatore. C'è proprio il contrario. Allora capiamo che qualsiasi persona può essere chiamata in qualunque modo e in qualunque tempo dal Signore a seguire la sua strada. Allora Pietro e Paolo, e noi ci affidiamo in questa Eucaristia anche
la nostra vita, le nostre difficoltà, a volte ad essere anche coerenti nella fede. Ma vogliamo chiedere al Signore da una parte la forza di Pietro di custodire, ma dall'altra anche la forza di Paolo di saper annunciare e testimoniare con la vita.